al presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara. Onorevole, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ma si figuri, senta, oggi si celebra, anzi già da ieri, dalle 19.35, il successo per il sì in conferenza dei servizi per questo stadio. Cosa significa, in termini percentuali, diciamo così, secondo un calcolo che magari avete, di occupazione, di rilancio per Roma anche in termini proprio di PIL della città? Allora, mi lasci dire che veramente oggi è un giorno di festa, un giorno importante, perché si realizza un sogno, io dico, per la città, perché veramente, come diceva, non è un sogno solo degli sportivi, ma anche un sogno che realizza un'economia sana qui in questa città. Credo che lo stadio sia un'opportunità per tutti. Detto questo, è chiaro, hanno parlato i proponenti, e così sarà, ne siamo certi, 4.000-5.000 posti di lavoro, nuovi giovani che avranno la possibilità di avvicinarsi al lavoro in un momento così difficile, conosciamo benissimo. Tra l'altro, poi siamo veramente orgogliosi, guardi, di questo progetto, perché ci abbiamo creduto fino in fondo, l'abbiamo rimodulato, lo sapete, l'abbiamo cambiato in meglio, abbiamo presentato un progetto verde, uno stadio verde, per cui io credo veramente che questa sia la prova di come la sindaca Raggi stia governando bene questa città e come questa amministrazione, la maggioranza, siano capaci in questa città di promuovere qualcosa che era 20 anni che se ne parlava, per cui non solo l'abbiamo rimodulato, ma abbiamo anche raggiunto un obiettivo importante. Ci sono ancora dei piccoli passi, ma la maggioranza è granitica su questo, perché comunque aveva veramente voglia di portarlo avanti questo progetto. Beh, dello stadio se ne parla da 40, non da 20, è vero, sono 40 anni che si parla dello stadio. Prego, Gianni. Senta, un'altra domanda le volevo fare. Adesso si passerà in comune per il varare la variante. Che tempi possiamo ipotizzare per poterla poi rimandare in regione? Guardi, io non sono un tecnico, però posso dirle veramente che noi siamo a disposizione per velocizzare tutto l'iter amministrativo, comprese le delibere che dovranno passare per le varianti urbanistiche in aula. Hanno parlato di iniziare i lavori a primavera, io credo che sia una data possibile, la realizzazione entro 2-3 anni, diciamo, così come il proponente ha detto. Io sono fiducioso, a questo punto veramente c'è una volontà univoca, anche perché poi, diciamolo, la conferenza dei servizi ha dato parere favorevole. Questo significa che il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro fatto bene, perché è stato giudicato in modo favorevole da tutti gli enti preposti, regione, stato, area metropolitana e comune, per cui se c'è questa certificazione che dice che di fatto c'è tutto quello che serve, perché a questo punto le polemiche le lasciamo alle spalle, visto che è stato certificato in tutto, credo che veramente sarà rapido tutto il processo che prevede la realizzazione dello stadio, che non è solo lo stadio, ricordiamo, perché noi, guarda, io voglio raccontare una cosa che mi dà un attimino di tempo. Certo, come no, prego, mi prego. Mi chiede sempre a me: ma tu in comune che cosa fai, papà? Ecco, io sono orgoglioso di potervi raccontare che ci saranno 10.000 alberi in più, che ci saranno dei teatri, ci sarà un posto dove le persone giocheranno e moltissime persone si potranno divertire finalmente, ma non solo, ma gli potrò anche dire finalmente che quel trenino che noi prendiamo spesso, che va da Ostia fino a Roma, sarà un treno nuovo finalmente, perché abbiamo previsto anche investimenti per quello, e mettiamo in sicurezza un quartiere come Decima, che voi sapete soffre e vive il terrore degli allagamenti. Insomma, c'è veramente tutto in questo progetto. Tra l'altro, poi lo stadio è certificato Golden Lead, significa che unico in Italia, per cui sarà uno stadio verde. Ci sono degli standard energetici altissimi, elevatissimi in questo senso. Pensate solo una cosa, voglio dirvi, per farvi capire quanto abbiamo lavorato e quanto abbiamo dato l'attenzione all'ambiente. Tutti i materiali di scavo non finiranno in discarica, vengono tutti riutilizzati per la costruzione delle strutture. Senta, lei è pronto o siete pronti all'arrivo di Claudio Lotito con un corteo dopo l'approvazione per lo stadio della Lazio? No, abbiamo sempre detto che questa non è una questione di Roma, sì, no, è una battuta, perché Presidente Lotito è notoriamente un osso duro. Di per la città, per cui siamo disponibili a valutare tutte le opportunità che ricalcino comunque un percorso, io dico, da 5 Stelle, perché noi dobbiamo valutare un'impronta importante che comunque dà degli obiettivi, credo anche a questo punto dei risultati
punti che sono all'interno del nostro percorso programmatico. Volevamo uno stadio virtuoso, abbiamo certo. ottenuto uno stadio virtuoso. Fin qui non si possono che fare i complimenti, però si parte anche da delle piccole cose che probabilmente qualche cittadino, non tutti, non hanno ancora ben capito. Non so se Jonathan ti ricordi con l'area, appunto, ecco, com'è la storia? Noi abbiamo parlato molto, ce lo diceva poc'anzi, il successo è stato il rimaneggiare, il ridisegnare il progetto. Questo me lo ha confermato lei poco fa, ed è stato il grande merito. Il 50% dell'abbattimento. Esatto, quindi insomma è stato un risultato molto, molto importante. Però le domando una cosa, se lei me lo consente, le faccio sentire un audio dell'allora candidato sindaco Virginia Raggi, che cosa dice nello specifico, se me lo consente. Sì. Prego. Certo. Purtroppo in quell'area lo stadio della Roma non può essere costruito perché viola leggi, viola regolamenti, quindi invitiamo a voler individuare un altro sito. Ecco. Cosa è cambiato? Perché cioè, il problema in campagna elettorale era proprio là. La domanda gliela faccio, poi le lascio tutto il tempo per rispondere. No, non era in campagna elettorale quest'audio era di qualche anno fa, e parlavamo del progetto Marino, che non è il nostro, naturalmente. Sì, ma si parla in campagna elettorale, noi avevamo detto stadio sì, questo è no, parete, no, stadio sicuramente sì. No, sullo stadio sempre sì, avete detto. No, io parlo dello stadio là. Mi dite la data, gentilmente? Sì, lo ripeto, se quello lì è un audio che ci giugno 2016, non è di qualche anno fa, dell'anno scorso. È il progetto di Marino. È giugno, è giugno 2016, prego. Quindi siamo in piena campagna elettorale al ballottaggio. C'era quel progetto lì, c'era quello di Marino. Sì, però il punto era, se mi fa fare la domanda, mi spiego meglio anche io. Punto non era il progetto in quanto progetto, certo. Era l'area in quanto area. Certo. Cosa è cambiato sull'area, solo il progetto? Perché lì si dice che era proprio l'area che non andava. No, è chiaro, scusate, se tu trovi un'area devi metterla a paragone con un progetto, non è che un'area di per sé è un'area e basta, un'area dove si vuole fare uno stadio con un progetto, e probabilmente quel progetto abbiamo individuato delle cose che non andavano, tra l'altro il 50% delle cubature secondo noi è un elemento importante, per cui l'impatto ambientale enorme, non parliamo delle torri che abbiamo eliminato, per cui la sindaca Raggi faceva bene a dire quella cosa in quel momento, perché stava parlando della 132, la delibera Marino, che ha portato Marino, che noi abbiamo completamente rivoluzionato, perché abbiamo fatto una innovazione, l'abbiamo presentata un'altra completamente differente sull'aspetto sicuramente ambientale e anche probabilmente delle leggi e dell'importanza che poi questo ha all'interno di una proposta, per cui è chiaro che se quello era la 132, questa è la 30 che è la nostra, che è un'altra delibera. Senta, secondo lei a questo punto quando si potrà inaugurare? Poi io c'avevo una domanda prima dell'inaugurazione. Ah, prego. Un'altra domanda c'avevo io. Ma è chiaro che mi ricordo che Marino, adesso al di là delle torri, eccetera, eccetera, tutto quanto tutto è stato rifatto, eccetera, però Marino disse: non si entrerà allo stadio se le opere non saranno quante, pubbliche, non saranno quelle pubbliche, evidentemente. Non saranno pubbliche. Ma non c'era in delibera questa roba in precedenza, mi sembra. No, di sono sicuro. Io andavo soltanto così a. Come si dice? A buon senso, insomma, se le strade, se il ponte, se l'altro ponte non sono fatti, eccetera, eccetera, è chiaro che poi uno porterebbe un documento a chi va allo stadio. Perciò anche voi farete così, nel senso, prima tutto quanto apposta e poi lo stadio aperto. Però non è corretto quello che lei mi sta dicendo, no. Nel momento in cui lei mi dice che noi faremo come loro non prevedevano le convenzioni separate, noi abbiamo dato un input differente a proposito di legge, noi abbiamo previsto che a differenza della delibera che è stata votata da Marino, questa volta le convenzioni si facciano separate, sì, in modo da fare prima le opere pubbliche e poi lo stadio. Perciò prima le opere pubbliche, quando è tutto pronto, che si può andare allo stadio. Io adesso dicevo voi loro, ma sì, beh, capisco che la differenza c'è. C'è una differenza sostanziale però in questo, permettetemelo. Ah, si figura. Volevo rivendicare questa cosa, insomma, è importante, no, dai. No, ma certo, come loro rivendicano il fatto che vi regalano il ponte, e perciò lo stadio è anche loro, insomma, questa guerra che si sta facendo negli ultimi diciamo così tempi, che il PD vuole rimettere il cappello sullo stadio prego. No, voglio fare anche sul ponte, fatemelo fare, perché non c'è mai stato un ponte di Traiano. No, questo ce l'ha spiegato l'altra volta, abbiamo capito. Abbiamo capito perfettamente. Ma serve o non serve? Io questo non ho capito. C'è un piattamento pubblico all'interno questa delibera, perché lo prevede la legge. Certo, ma al di là adesso delle cose della legge, eccetera, eccetera, che comunque sono importanti, ma lei c'è stato, ha visto. Ma sto ponte serve o non serve? Al di là di chi lo fa? Io questo voglio capire. Il ponte,
Il ponte serve, noi ci siamo accorti che ce n'erano due. Quando abbiamo preso il progetto, le racconto una cosa, un aneddoto molto simpatico, certo. Non se ne parlava prima dei due ponti, si parlava del ponte di Traiano all'interno del progetto. Abbiamo preso il progetto, abbiamo visto che c'era un ponte finanziato da Ponente. E ci siamo accorti a un certo punto che ce n'era un altro pochi chilometri più sopra uguale. Abbiamo detto, ma che servono due ponti? Cioè, questa è follia. Che non si sia parlato in precedenza con le altre amministrazioni di questo, perché c'è un ponte in più, perché comunque due ponti non servono, e abbiamo scelto il ponte dei congressi, che già era finanziato da tempo dallo Stato, per cercare di abbattere e rimodulare il progetto, abbattere le cubature, abbattere il cemento, rimodulare il progetto nel modo che volevamo, che vi spiegavo prima. Cioè, questa è la corretta informazione di quello che è successo. Poi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma perché non lasciare all'interno del progetto anche le planimetrie, il contesto del ponte di Traiano? Chissà se un giorno qualcuno lo vuole fare a spese sue, perché non di certo a spese del comune, lo vuole fare, potrà essere comunque reintegrato. Abbiamo solo fatto questo, l'abbiamo lasciato in funzione di una prospettiva futura. E quello è un altro discorso, sono d'accordo. Perciò al di là di quel ponte, che poi alla fine ho capito allora essere strumentale un po' da parte del PD. Bravissimo, ha capito tutto, volevano mettere anche quello col ponte, ma non gli è riuscito. Possiamo dirla questa cosa. Ecco, sì, era questa. L'importante è che i cittadini possano arrivare senza sto ponte, poi se lo fanno o non lo fanno non ci interessa più. I cittadini possono arrivare tranquillamente con quello che c'è adesso, insomma, con i treni, con il ponte. No, ecco, questo. I cittadini questo vogliono. Perciò credo che sì. No, era soltanto per capire. Io ero convinto che il Partito Democratico avesse fatto sta storia del ponte per mettere il cappello sullo stadio, questo l'avevo capito pure io, insomma, che però era bello ribadirlo, insomma, perché la gente deve ben capire la situazione. No, lei ha ragione, io posso dire una cosa su questo: i cittadini vogliono, è un po' come le buche, no? I cittadini vogliono le buche chiuse subito e vogliono no, non interessano i tecnicismi, l'urbanistica la capiscono, come dice lei, quando vanno in macchina e vedono se possono arrivare allo stadio, certo, o arrivare al lavoro in tempo puntuale. Perché certo, io sono d'accordo su questo, però le garantisco che la conferenza, e lo garantisco anche a chi ci sta ascoltando, che la conferenza di servizi, che si è chiusa in modo positivo, ha analizzato un lavoro puntuale fatto da tutti i dipartimenti, Roma Mobilità, dove sono stati studiati i tempi di percorso, le strade che vengono allargate, la Roma Lido, per cui il lavoro è stato giudicato in modo positivo. Ci sono delle piccole prescrizioni che sono superabili, le supereremo sicuramente insieme al proponente, ma credo che a questo punto parlare di possibilità di arrivare allo stadio, siamo un passo avanti, credo, no? Perché comunque le conferenze di servizi a queste servono. Tra l'altro erano conferenze di servizi, lo ricordo, fatemelo dire, non tutti, cioè dove all'interno non partecipavamo solo noi, la stessa regione Lazio ha riconosciuto, è stato parere positivo al lavoro che abbiamo fatto. Senta, le domandavo. Non è governato dal Movimento 5 Stelle. Certo. Le domandavo una cosa: secondo lei quando potrebbe essere, diciamo così, inaugurato? 2020, dai. Immagino un evento bellissimo, questo siamo un sogno un po' di tutti, insomma, no? E credo, loro dicono 2020, noi ci auspichiamo che siano in grado di poterlo fare. È chiaro che noi vorremmo che questa cosa succedesse prima della fine della nostra consigliatura, anche se siamo sicuri che verremo riconfermati. Anche perché sarebbe bello che quando... sarebbe curioso che se ci fossero altri poi vanno lì, abbiamo fatto noi lo stadio, capito? Senta, è sempre così in politica, no? Stiamo scherzando. però è chiaro che per noi siamo orgogliosi di questo progetto, che l'abbiamo impostato, per cui è chiaro che vorremmo anche condividerlo nei momenti in cui veramente c'è il primo calcio, magari vedendo Totti che è del primo calcio d'inizio, dai. Beh, magari. Senta, le faccio un'ultima domanda, questo è un po' un tecnicismo, però ritorna alla domanda di Mario di prima. Secondo le prescrizioni in comune dovrebbe esserci una prima messa in sicurezza idraulica, famosa fase 1 del progetto, fosso di Vallerano, l'idrora di Tordivale di cui Berdini ha tanto parlato, le vasche di laminazione delle acque piovane, poi il collaudo delle stesse opere, quindi domanda alla regione per far cambiare la classificazione delle aree e solo allora si potrebbe tirar su qualcosa. Le risulta questo programma? Cioè prima questo tipo di opera? Ma è per forza questo, qualsiasi cosa lo fai. Penso che sia, ma altrimenti non possono essere rilasciati gli altri permessi, di convenzioni, di cose che comunque importanti, perché comunque lì c'è il problema di senso idrogeologico, lo stesso CBT, dare dei pareri che saranno in funzione della realizzazione di queste opere, ma questo era diciamo, credo che sia scontato un po' per tutti i progetti, dove si va a costruire, dove si va a realizzare qualcosa, la prima cosa che si deve andare a vedere è la risoluzione del dissesto idrogeologico, del rischio idrogeologico, vogliamo chiamarlo, però questo credo che sia dettato un po' in tutti i progetti, in tutti i percorsi che portano alla realizzazione, alla definizione di un progetto finale, sì.
Assolutamente. Bene, perfetto. Noi ringraziamo molto di essere stato il nostro ospite, presidente Ferrara. Le auguriamo buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Grazie anche a voi. Grazie a Paolo Ferrara, presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Campidoglio.